Ancora con Gennaro San Giuliano, conoscitori di Putin, anche della Russia abbiamo scoperto. E quindi, ok, la Crimea, le sanzioni cosa pensi? Quelle che sono stati già tre anni? Ma le sanzioni sono state inutili e sono state anche dannose, soprattutto per un paese come l'Italia. L'Italia sta perdendo 2-3 miliardi di esportazioni l'anno per le sanzioni, cioè la Russia è sempre stato un nostro grande mercato perché per fortuna esiste una tradizione storica di amicizia tra la Russia e l'Italia, c'è una forte empatia fra i due popoli e quindi è stato un errore quella delle sanzioni, un errore che è stato fatto in ossequio ad Obama, ma non era contro i nostri interessi. No, ma infatti contro gli europei, ma sì, per interessi di Obama. In ossequio alle politiche di Obama. Certo, certo. E quindi la Russia invece sta riprendendo, almeno nell'agroalimentare, frutta e verdura hanno preso da altri paesi, invece mozzarella stanno facendo la propria. Stanno prendendo i prodotti dai paesi per esempio del Maghreb, dal Marocco, dalla Tunisia, e questo, poi sarà molto difficile per l'Italia riconquistare questo mercato. Questo è vero. Però speriamo che tolgono, quindi in realtà io credo che le sanzioni verranno tolte perché lo stesso credo Trump non sia d'accordo con le sanzioni. Ma Trump ancora fa comodo le sanzioni, visto che adesso sta facendo pseudo sanzioni contro l'Europa, quindi tiene contro tutti, tiene duro. Senti, grande, ma quindi quando che aspettiamo questo libro, non sai, o ci sono già piani o meglio in non russo? Dire. Credo nell'arco di qualche mese dovrebbe essere pronto. Quindi questo anno sicuramente? Sicuramente. Secondo me andrà molto bene, forse supererà anche tu i 150.000. Io lo spero. Dai, grazie. Lo spero.